fare il ballo, nel senso davanti a un'altra galleria, e diciamo che siamo inizialmente orientati verso la scuola romana di Pizzi Cannella, Muzio Tirelli, Gallo, scuola di Sicilia. Tuttora trattiamo in galleria, anche se oggi non è presente in fiera. Poi negli anni abbiamo anche iniziato a trattare giovani artisti, giovanissime generazioni, tipo 28-30 anni, tipo Alex Pinna, che abbiamo con noi da ormai da 10 anni, o Francesco De Molfetta, il genovese Corrado Zeni ed altri. Nello stand è presente un allestimento coerente con il tipo di progetto che abbiamo presentato, perché per entrare nella mia arte, che si deve presentare un progetto, io volevo fare un lavoro sulle persone, cioè ho chiesto ai miei artisti di realizzare un qualcosa con una figura umana o con gruppi di persone, quindi è essenzialmente questo quadro di Max Neumann, un tedesco molto importante, 50 tempi, hanno rappresentato attraverso le opere la figura umana, sia isolata che, diciamo, ho presentato per la prima volta un giovane artista che si chiama Fabio Borrelli di Napoli, che fa delle opere fondo nere con dei piccoli bambini rappresentati. E devo dire, insomma, che mi sembra un lavoro coerente con il mio tipo di lavoro che faccio anche nelle arti. Abbiamo in programma due mostre, nell'ottobre 2008 con Marco Tirelli, proprio per tornare al discorso della scuola romana, e con Corrado Zeni, credo prima di Natale, come danza di Natale. Giudizio sulla fiera? Si lavora, c'è un collezionismo diverso, meno attento all'opera particolare o al periodo artistico, diciamo, non so, il gruppo forma o altre cose. Comprano ciò che gli piace, passano, vedono delle belle cose, probabilmente sono anche persone facoltose, quindi non hanno problemi a spendere 5, 10, 15 mila euro. Questo non vuol dire come tutto, vuol dire che insomma, c'è un interesse per le cose belle. Io spero di aver portato in fiera, quindi